il primo tempo a favore dei padroni di casa del San Michele, che hanno costruito almeno 4-5 palle gol per portare a casa il risultato. Secondo tempo a favore degli ospiti. Sentiamo comunque la parola di Angelo Fiorino. Diciamo buonasera a tutti, è stata una bella partita, una partita giocata da due squadre forti, due squadre che meritano di stare lì sopra. Sì, è stata una partita dei due volti perché il primo tempo la San Michele, diciamo, ha tenuto bene il campo, eravamo aggressivi, li prendevamo alti. Diciamola tutta, ha dominato in lungo, in largo e in ogni zona del campo. Abbiamo dominato il primo tempo, è stata veramente una bella partita il primo tempo. Poi il secondo probabilmente siamo calati sia mentalmente che fisicamente perché loro hanno avuto 15-20 minuti veramente di grande calcio e noi forse non c'eravamo fisicamente, poi abbiamo mollato anche mentalmente, loro sono stati bravi con gli uomini d'esperienza che hanno ad approfittare della situazione. Mister Antonio Cormaci, evidentemente contento e soddisfatto sia del gioco che del risultato, almeno nel secondo tempo, perché nel primo la squadra non ha risposto, non c'era. Allora, affrontavamo una delle migliori squadre del campionato, quindi è normale che ci possa mettere in difficoltà, ma anche nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione. Certo, reagire dopo essere andati sotto non è facile, ma abbiamo dimostrato, la cosa più importante, al 90esimo, al fischio finale, il dirigente della squadra avversaria, la prima cosa che mi ha detto: complimenti, meritate di essere dove siete, quindi questa è la cosa importante. Sicuramente non è stata una partita facile, come sapevamo, però la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo è stata una grande squadra.